l'ultima edizione di Stadio News in studio Marco Cullà. Come bella Udine, soltanto un anno e mezzo dopo, alla prima giornata dello scorso campionato, infatti un Palermo senza arte né parte veniva stracciato dall'Udinese, sconfitta che costò la panchina a Stefano Colantuono. A distanza di 18 mesi è cambiato quasi tutto. Il Palermo ha ormai una sua carta d'identità e ha addirittura avviato le carte per il passaporto. L'Udinese invece si ritrova a lottare per non retrocedere. Anche questo è calcio. Per Zamperini, Friulano Docco è un derby e dichiara di accontentarsi del pari, probabilmente finge, anche perché lui è il primo a credere alla Champions League. Il Palermo domani dovrà ancora svolgere la partita perfetta e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti. Incrociamo le dita. Seduta di rifinitura questa mattina per il Palermo, che domani al Friuli sfida l'Udinese per la 28ª giornata di Serie A. Recuperato Javier Pastore, sarà titolare. Fuori causa Migliaccio e Bresciano, probabile formazione Sirigu tra i pari, difesa con Cassani, Kier, Bove e Balzaretti, centrocampo Nocerino, Liverani, Blasi e Pastore, in avanti Miccoli e Cavani. Parla di Lega Calcio, di Udinese e di Champions. Sentiamo il presidente rossonero Maurizio Zamparini. L'unica partita nella quale mi accontenterei addirittura di un pareggio, per cui è una partita difficile, che l'Udinese si trova in grande difficoltà, per cui avrà un grande spirito di voglia di riscattarsi e di fare punti. Naturalmente noi, la grande fiducia che avevo in Rossi, che sa mettere la squadra benissimo in campo, che la sa motivare, l'importante è che loro affrontino l'Udinese con lo stesso spirito con cui hanno affrontato la Juventus a Torino. Il direttore sportivo del Palermo, Walter Sabatini, ha parlato di due tra i gioiellini rosanero, Javier Pastore e Abel Hernandez. Il Dias Rosa ha allontanato sin da subito l'ipotesi di una cessione a breve termine. Pastore non verrà ceduto, ha detto, né a giugno né nella prossima stagione. Lui rappresenta il futuro di questa squadra. Stesso discorso vale per Hernandez, l'Arsenal non lo ha mai chiesto. Il centrocampista del Palermo, Giovanni Tedesco, ha parlato del momento vissuto dal gruppo rosanero. Quest'anno il Palermo sta dimostrando la forza del gruppo e della società e sta confermando di poter meritatamente lottare a fianco delle grandi per obiettivi importanti. È necessario però essere consapevoli di non aver ancora raggiunto niente. Udinese è favorita sul Palermo per la nota agenzia di scommesse Curse al Bookmaker. Nella gara di domenica al Friuli il successo dei bianconeri è quotato a 2,40, il pari a 3,30, la vittoria del rosanero a 2,80. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.